Ciao! Finalmente sono riuscita a girare un video, sono stata ammalata 2-3 giorni e quindi ho saltato l'appuntamento settimanale, quindi a distanza di una settimana riesco a girare un altro video. Questo sarà il video sulle idee regalo natalizie perché ho alcune cosine che ho tenuto da parte per mostrarvele come possibili idee regalo. Io li adoro questi video perché mi hanno dato un sacco di spunti per regali che poi ho fatto realmente. Qua ovviamente ci sono inclusi altri regalini che ho fatto anche per quest'anno, quindi amici, amiche, colleghe, colleghe, non guardate questo video fino a Natale perché potrebbe esserci il vostro regalino all'interno, quindi saltatelo, dai, lo guardate poi. Allora, vi mostro prima le cose non beauty. Volevo farvi vedere alcune cosine appunto che ho ricevuto io, che ho comprato, che secondo me possono essere appunto delle idee regalo carinissime. In primis vi mostro sicuramente lui, che è stato il mio fido compagno per tutto quest'anno, il Kindle, che secondo me è veramente un top, è un dispositivo appunto per leggere i libri, si scaricano in un secondo, costano molto meno rispetto ai libri cartacei, anche se lo so, la carta è diversa, però per chi come me legge spesso anche fuori casa, secondo me è comodissimo e anche soltanto da tenerlo sul comodino, da leggerlo a letto, non si ha il peso di un libro che magari a volte, diciamo, sono dei veri e propri tomi, quindi idea regalo secondo me carinissimo. Su Amazon sono sempre in offerta, quindi con 100 euro riuscite sempre a prendere il Paperwhite. Ve lo consiglio assolutamente. Poi un altro regalo secondo me molto molto carino e apprezzato è la tazza, magari non la classica tazza semplice col manico, ma queste tazze con il beccuccio, quelle diciamo stile Starbucks. Questa ad esempio l'avevo presa a Londra da Kat Kitson, ma ne esistono veramente di tutti i tipi, ormai le vendono ovunque, Maison du Monde, negozi tipo casa, così, le vendono veramente dappertutto con 200.000 fantasie. Questa ad esempio ha il tappo rigido, ma esistono anche quelle col tappo in silicone, e secondo me anche questa è un'altra idea regalo molto molto carina, ad esempio secondo me è un'idea molto carina per i colleghi quando volete prendere appunto il tè o anche un caffè lungo, il caffè all'americana, secondo me è un'idea molto molto carina anche per un collega uomo, ecco. Poi altre idee regalo secondo me sono i porta gioielli. Questo ad esempio me l'aveva regalato una mia collega qualche anno fa ed è un topolino, mi sembra che sia di Umbra o comunque esiste anche di Umbra, è un topolino a portanelli e porta anche un paio di orecchini nelle orecchiette del topolino, molto molto carino anche da tenere proprio sul comodino, sulla vostra beauty station, un'altra idea carina, oppure il... un accessorio un pochino più di design che o piace o non piace, questo me ne rendo conto, è la manina di Ai che ho preso alla Rinascente ma che potete trovare anche online, manina in legno classica tipo da manichino, porta braccialetti, porta anelli, anche questa secondo me è veramente un'idea carina al di sotto dei 20 euro perché questa costa 19 mi sembra, 20. Il topolino lo trovate anche a meno, tra l'altro alla Rinascente ce ne sono di ogni di tutti i tipi, di tutte le forme, veramente molto molto carini questi, secondo me sono delle idee super deliziose per ragazze appunto che non sanno mai, noi non sappiamo mai dove mettere le cose, queste secondo me sono degli accessori molto carini. Idea regalo un po' particolare, ma che se l'avessero fatta a me sarei stata molto molto contenta, e questa la farò sicuramente a una collega, sono dei prodotti per gli animali dell'erbolario. Questa è la nuova linea, il giardino degli amici fedeli, nuova linea dell'erbolario per cani e gatti. Io ad esempio utilizzo tantissimo Peroni, il profumo delicato per animali, che sa proprio di pulito ed è un profumo che si può spruzzare proprio direttamente sul pelo, ovviamente evitando il musino del gatto o del cane, però direttamente sul pelo per profumarlo. E l'altro invece che andrò a regalare è appunto lo shampoo dermoprotettivo per animali, questo ovviamente per più che altro per i cani ovviamente, ma c'è chi lava anche il gatto, quindi c'è chi fa lo shampoo anche al gatto, e questo appunto si può applicare direttamente con una spugna sul manto dell'animale e risciacquare.
E esiste anche il balsamo districante, quindi per magari cani a pelo lungo che hanno bisogno di qualcosa che vada a districare il pelo. Secondo me sono veramente delle ottime idee regalo per padrone di amici pelosi, ecco. Io sarei molto contenta di riceverli. E poi hanno una profumazione molto delicata, carinissima, super apprezzata, ecco. Poi vi mostro un prodotto un po' particolare che ho visto già da altre ragazze. A me l'hanno inviato, si chiama Reload. Praticamente è un diffusore di profumo, un mini profumo spray. Vi faccio vedere, la confezione è questa, praticamente quella che io è la Discovery Box, cioè la box dove all'interno avete sia il mini spray che anche i vari profumini. Questo appunto è il dispenser per il profumo, con anche la propria ricarica, la possibilità di mettere il profumo, il vostro profumo all'interno. Oppure la cosa carinissima è che hanno delle hanno delle collaborazioni con dei brand molto famosi. Se questo costa 10 euro, ogni singola ricarica di brand tipo Kenzo, tipo Hugo Boss, tipo Givenchy costano 5 euro l'una. Sono 5 ml di prodotto, quindi hanno proprio, c'è dentro proprio la loro fialettina da inserire all'interno del Reload, e voi avete appunto le varie mini size, mini size da borsetta appunto per il vostro diffusore di profumo. E secondo me è un'idea molto carina, appunto. Io ho Givenchy, Malvi, Hugo Boss, Dahlia Divine di Givenchy, e no, Malvi è di Hugo Boss, scusate, e poi Kenzo Jeux d'Amour. Profumi veramente molto molto carini, e soprattutto voi praticamente con 29 euro avete la box, la Discovery Box, che contiene appunto il mini spray di profumo ricaricabile e le 4 mini profumi da scegliere appunto fra una serie, una selezione di profumazioni, tutti appunto di marche comunque molto famosi. Quindi un'idea molto carina, diversa dal classico spray, mini spray di profumo ricaricabile con il vostro. Così avete l'opportunità appunto di provare varie profumazioni in size veramente molto piccina. Poi, regalo che ho ricevuto io per questo Natale, l'ho già ricevuto dal regalo di Mattia, perché ne ho approfittato del Black Friday, ovviamente ne ho fatto approfittare, è il Clarisonic. Questo è il Clarisonic Aria, quindi uno di quelli più evoluti, con 3 velocità, e io l'ho preso fucsia. L'ho trovato a un prezzo veramente molto vantaggioso nel giorno del Black Friday, c'era il 40% di sconto ed è fantastico. Ora è diventato il mio alleato per la beauty, per la mia skincare routine. Infatti vi farò prossimamente una skincare routine aggiornata. Mi piace tantissimo e lo consiglio assolutamente come regalo. Ovviamente ha un costo un po' più alto rispetto alle cosine che vi ho fatto vedere adesso, però secondo me ne vale veramente la pena, è super top e super consigliato. Per dei regali al di sotto dei 25 euro vi consiglio due set, regali beauty ovviamente, vi consiglio due set. Uno è quello dell'erbolario, l'hanno fatto sia nella profumazione fresca e senza che nella profumazione gelsomino indiano, le due nuove profumazioni per questo inverno, e sono dei kit molto molto carini da viaggio, contenenti all'interno un bagno schiuma, un sapone profumato, una mini size di profumo e una mini size di crema fluida per il corpo. Il bagno schiuma è 50 ml, il sapone è classico, la crema di 30 ml e un profumo da 8 ml. Ma è un'idea secondo me molto molto carina, perché ha all'interno una serie di prodotti, cioè diciamo una vastità di prodotti ampia, e è un kit secondo me completo, carino da portare ad esempio quando si viaggia. Secondo me è un'idea veramente molto apprezzata, ecco. E l'altra invece è quella di Caudalie. Questa ad esempio è la profumazione Rose de Vigne, ma ne esistono ovviamente anche altre. È un set composto da un gel doccia, una fragranza profumata in versione praticamente full size, e le note sono di rosa, rabarbaro e muschio, e la crema mani e unghie. Quindi anche questo è un altro kit secondo me molto molto carino, con una profumazione
Buonissima, a me poi le profumazioni di Caudalie piacciono praticamente tutti e secondo me anche questo è uno di quei kit super ambiti. Vi mostro poi un accessorio per capelli che secondo me può rientrare fra i regali natalizi perché è una novità e secondo me è facilissimo da utilizzare per tutte, quindi anche per le più ciompette. Sicuramente non sbagliate con questo regalo, è la nuova bellissima Revolution Richie & Curl, appunto di bellissima. Semplicissima da utilizzare per fare i boccoli perché come vi ho già spiegato vi farò, prometto, vi farò il video recensione dove vi mostro come si utilizza. Praticamente questa parte gira, quindi si prende dentro il capello, la ciocca di capelli e si riescono a fare dei boccoli, delle onde morbide, ecco, non troppo costruite, delle onde morbide in un baleno praticamente. Poi più prendete la ciocca grande, più diventano onde un po' più ampie, quindi veramente in un quarto d'ora riuscite a fare tutti i capelli. E secondo me è un'altra idea molto carina con un prezzo un pochino più alto, però un'idea regalo, anche questa molto 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 valida. Infine vi mostro due prodotti per la bellezza con un range di prezzo un po' più alto, quindi due prodotti un po' più high cost, sicuramente super validi. Che secondo me sono delle ottime idee regalo per delle persone, delle donne con un'età un pochino più alta, quindi magari per la mamma, per la nonna, per la zia, la suocera. Sicuramente essendo prodotti comunque anche con un costo elevato, con dei principi all'interno molto ricchi, molto validi, secondo me sono più appropriate per una fascia d'età un pochino più alta. Il primo che vi mostro è di Bacos, si chiama Lift Couture ed è un siero liftante contorno occhi e contorno labbra, ma è un siero un po' particolare per il suo packaging, perché non è la classica crema nel, diciamo, tubetto, ma è all'interno di questo di questa confezione un po' particolare perché ha un beccuccio dosatore veramente di ultra preciso e poi un manipolo per l'applicazione con la funzione LED, non so se riuscite a vederla, che va appunto a stimolare il LED ha un'azione stimolante e ringiovanente e poi anche la funzione, non so se riuscite a sentirlo, vibrante, quindi va a fare un leggero massaggio e appunto la luce LED con cui si va appunto ad applicare il prodotto. Per un minuto si va appunto ad applicarlo, a massaggiarlo fino ad assorbimento e questo va ad esaltarne le proprietà del contorno occhi e labbra stesso. L'ultima invece che vi propongo è la Cold Plasma di Perricone. Una crema sicuramente con una fascia di prezzo molto alta, quindi un prodotto abbastanza di nicchia, ma che secondo, diciamo, è recensita veramente molto bene e ha delle proprietà, dicono, eccezionali. Ecco, io ovviamente non l'ho ancora provata, la regalerò questa, la regalerò a mia mamma ovviamente, insieme ad altre regaline, ma questa sicuramente farà parte del regalo perché voglio fargliela provare e vedere come si trova. Questa è una crema, diciamo tuttofare, perché è una crema formulata per contrastare 10 segni di invecchiamento, per segni dell'età della pelle, che sono appunto le rughe, la secchezza, i pori dilatati, le impurità, la perdita di luminosità, i rossori, cioè veramente dovrebbe essere una crema, a quanto dice, una crema veramente tuttofare. Dicono che non ha una profumazione così piacevole, che però viene contrastata basta mettere semplicemente una crema sopra, quindi vi farò sapere poi come si sarà trovata mia mamma, spero che le piacerà come regalo. E niente, quindi queste erano alcune delle idee appunto che mi sono venute per i regali di questo Natale. Fatemi sapere quali sono le vostre, sono sempre alla ricerca di idee nuove, anche perché devo ancora fare un sacco di regali e quelli più difficili secondo me sono sempre regali maschili. Quindi è sempre un disastro trovare regali per colleghi e amici vari. Noi ci vediamo nel prossimo video, spero di riuscire a farli con un pochino più di frequenza, ma è un periodo veramente un po' difficile fra il cambio degli orari. Mi vedo un pochino meno con Mattia, quindi non ho sempre la reflex a disposizione, quindi vi chiedo scusa se non sono così attiva qua su YouTube. Noi ci vediamo appunto alla prossima, un bacione, ciao!